Adri, che ci facciamo con queste rotone? Eh? Aspettiamo i topi per le strade. Fantastico, mi sento una nana e te lo dico subito. Beh, anch'io alle volte mi sento nana. Ma siamo qui per presentare. L'ho fatto apposta così, Adri, per non sentirmi proprio a montare sulla macchinina bassa. Però, alla grande, noi siamo qui vicino a questi bestioni perché dobbiamo presentare un evento bellissimo che è la Daytona Beach, che sarà il 5 e il 6 ottobre, esatto, Adri. Sì, sì. Cosa 5, faremo 6 in queste giornate? Beh, in queste giornate qui avremo una spiaggia di 1 chilometro e anche qualcosa di più di 1 chilometro, dove ci sono delle piste soft, che diciamo soft perché sono aperte a tutti quelli che hanno un fuoristrada, da una Panda 4x4 in su. Ci sono delle varianti per le macchine che sono preparate, un'altra pista che è fatta per le macchine, quelli prototipi, che sarà divisa a tempi con la, con le moto da cross e i quad. Ci sarà sul sfondo del mare, sullo specchio davanti alla spiaggia, dell'esibizione di moto d'acqua. Ci sarà l'uomo che vola sull'acqua, che è praticamente con una moto d'acqua, usa il getto, la forza del getto, per volare come una persona qualunque, cioè sta per aria, è bellissimo da vedere. C'è una nave di pirati che fa da sfondo per chi vuole salire, c'è il freestyle, ci saranno le esposizioni fuoristrada, moto di moto, un stand, ci sarà il tuning la domenica, ci saranno i ragazzi del Softail. Avremo un'esposizione di macchine originalissime rimaste qua dalla seconda guerra mondiale, dei mezzi americani. Sto dimenticando, sono tante cose. Sono troppe cose. La domenica ci sarà un'esibizione che simulerà un duello aereo della prima guerra mondiale con un triplano del Barone Rosso originalissimo, e un aereo francese e un inglese, e quello del carissimo Francesco Baracca. Questo è quello che ci sarà anche la domenica. Diciamo mi tantissimo e quant'altro. Visto è arrivato il suggeritore. Comunque diciamo tanto colore e soprattutto sì, una sì. Cosa molto coreografica. Esatto. La location è spettacolare perché sì. Non l'abbiamo detto, siamo a Jesolo nella spiaggia, quindi del una faro, cosa sì. Anche particolare e diversa. Esatto, vicino al faro. Avremo lo sfondo del faro di Jesolo. Questo sì, è molto bello. Quindi, siamo fortunatissimi cose, che speriamo che quest'anno che ci sarà il sole, perché sono 5 anni che praticamente la gente riesce a fare anche il bagno al 5-6 ottobre. Fantastico. O praticamente la prima settimana, il primo weekend di ottobre, sì. Che qui facciamo sempre questo evento. Quindi Adriano, ci sono tantissime cose da dire, non riusciamo a dirle tutte, abbiamo capito che sarà un evento coloratissimo. Diciamo a tutti di ricordarsi di venire a trovarci a Jesolo vicino al faro il esatto. 5 e 6 ottobre. Esatto, per altre informazioni guardate sul sito www.daytonabeachjesolo.com oppure sul nostro sito thebadbrothers.com.